Ciao a tutti belli e brutti, benvenuti nel mio canale. Oggi un nuovo video, un video haul. Ho fatto due haul praticamente su due siti diversi, sul sito di Bianchimilla e sul sito di Bioboutique La Rosa Carina. Vi faccio un solo video perché sono un po' di cosine miste e ve le faccio vedere. Caldo, caldo, caldo. Infatti mi vedete truccata come truccata. Abbigliata, diciamo così, come il video precedente, perché faccio due video di seguito, così almeno mi prendo tutto il calore e poi dopo mi rinfresco dopo perché fa un caldo atroce. Ho pure tutto chiuso perché sennò si sente casino, confusione, rumori e cose varie. E mi sono arrivate oggi sia il video Mulac, che se non avete visto, guardatevelo, ve lo lascio su nelle schede, che queste cosine, e quindi vi registro tutti insieme. Vi faccio vedere prima le cosine, le tre cosine che ho preso da Bioalchimilla. Da Bioalchimilla c'erano dei solari in sconto. Dei solari in sconto in più, dei solari in sconto della BioEarth in più. Io avevo un codice sconto, visto che qualche settimana fa è stato il mio compleanno, di 5 euro, e ne ho super super approfittato perché erano in sconto del 50%, cioè comunque uno sconto molto alto. E infatti li ho pagati, non c'è scritto, comunque ho speso 34 euro. Adesso i prezzi precisi non me li ricordo, ma vi lascio giù nell'info box i vari link, così se vi interessano questi prodotti prendeteli sul sito di Bioalchimilla perché sono veramente super 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 scontati. E 34 euro veramente nulla, perché di solito ogni solare costa sui 20-22 euro. Io ho preso l'SPF 40 crema solare 100% filtro minerale. Eccolo qui, quindi SPF 40 di BioEarth. Io non ho mai provato i solari di BioEarth, quindi poi vi dirò. Eccolo qui, crema solare formulata con ingredienti naturali. Vi dirò come mi trovo con questi solari di BioEarth. Poi, sempre lì, perché ho preso tutte e tre cosine di BioEarth, ho preso una crema dopo sole, ma per il viso. Vi avevo anticipato che avevo visto tante creme dopo sole per il viso e volevo provarle, perché di solito quando torno dal mare ho la pelle molto secca, che scotta, magari un po' arrossata, e volevo provare questa crema viso dopo sole di BioEarth, che è una crema dopo sole ad alta idratazione specifica per il viso e décolleté, svolge un'azione lenitiva, rinfrescante e calmante. L'acqua all'urea, quindi dovrebbe essere poi alla mamelis, argan, c'è un po' di cosine, un po' di cosine. Formulato, vabbè, senza siliconi, minerali, parliamo comunque di BioEarth, che è un brand, Nickel Test, che è un brand totalmente bio. E poi ho preso, che volevo provare, la crema viso solare colorata che ho su oggi. Come mi è arrivata l'ho messa subito perché dovevo uscire un attimo e ho voluto provarla subito. Io ho preso questa protezione 15, io la uso al posto della BB cream, c'è sia la 15 che la 50, solo che la 50 è troppo chiara, perché la protezione 50 ha anche una colorazione che, se si è già un po' abbronzate, risulta troppo chiara. Io ho preso questa qui, che è la 15, anche perché volendo sotto comunque metto un'altra protezione 30, quindi va benissimo. Poi di solito io le utilizzo come BB cream, quindi le utilizzo in città, non le utilizzo al mare, anche se questa può essere utilizzata tranquillamente al mare perché è una crema colorata, è una crema colorata che può essere usata sia al posto di una BB cream che una vera e propria crema solare. Come vi dicevo, la 50 è più chiara, la protezione 50 è più chiara, la protezione 15 è più scura, fa un effetto molto luminoso, uniforma l'incarnato e ha delle microperlescenze all'interno. Non vi fate ingannare da questa colorazione che sembra scurissima, non vi lasciate ingannare, perché una volta stesa, ecco qui,
una volta stesa e si stende in un nanosecondo, dà una semplice colorazione, si stende subitissimo, io l'ho provata già prima, non dà l'effetto unto, non dà l'effetto scia bianca, non fa l'effetto pastone, fa un effetto molto luminoso. Io ho messo su solo del bronzer e dell'illuminante, del blush. E questo effetto che va bene sia per pelli miste che per pelli secche, ma ovviamente l'ho provato una sola volta, non posso dirvi com'è, dovete dare il tempo di utilizzarla. Questa è solo la prima impressione data applicandola oggi, quindi non vi posso dire se tende poi a lucidare, se no, ma comunque parliamo di una crema solare, non di una BB cream. A me mi interessava che mi colorava leggermente il viso e me lo uniformava, e oggi io l'effetto uniformante, come potete vedere, lo noto, ma poi ve ne parlerò nello specifico quando l'avrò utilizzata. Poi mi hanno inviato dei campioncini, io poi nell'info box vi lascio tutti i nomi delle cose che ho preso e il link di Bioalchemy, anzi vi lascio proprio il link dei solari, perché ripeto, se vi servono solari, se volete provare questi prodotti, sono super super scontatissimi, non so fino a quando, ma io l'ho comprati venerdì ed erano ancora super scontatissimi. Curiosissima di provare la BB cream della Savonaria. BB cream della Savonaria. Poi balsamo arancio e limone di Alchemilla, ottimo. Questo è un balsamo super, ce l'ho, lo utilizzo. La crema protezione di Alchemilla, la 15. Poi una crema viso purificante di Alchemilla, un bio styling shampoo lucidante di Alchemilla e un balsamo Green Natural, un balsamo Green Natural con agrumi. Questi campioncini magari di balsamo me li porto dietro in vacanza così. Li utilizzo. E poi ho fatto un altro ordine da Bio Boutique La Rosa Carina. Allora, la prima cosa è che il pacco è devastato, ma veramente devastato. Cioè, io spesso faccio gli ordini su Bio Boutique La Rosa Carina e già un paio di volte mi sono arrivati i pacchi veramente in condizioni pietose. Per fortuna dentro non era successo nulla ai prodotti. Che cosa ho preso da Bio Boutique La Rosa Carina? Allora, ho preso in primis la lozione abbronzante e rinfrescante al mallo di noce d'Enné di Alchemilla, che adoro, avevo terminato, ve l'avevo fatta vedere nel video dei solari che vi lascio su nelle schede, ma era terminata e quindi l'ho ricomprata per riutilizzarla perché mi trovo benissimo. La trovo un ottimo intensificatore di abbronzatura. Se volete vedere i vari solari che utilizzo, come vi dicevo, vi lascio il video su nelle schede. Intensifica l'abbronzatura, avendo un mallo di luce d'Enné, intensifica veramente tantissimo l'abbronzatura. Ovviamente gli intensificatori di abbronzatura vanno usati quando sotto abbiamo messo già una protezione solare e sopra andiamo a spruzzarci un intensificatore di abbronzatura. Poi ho preso, sono troppo curiosa di provarli, lo shampoo Super Mono e Gold, riparazione dopo sole, che volevo troppo troppissimo provare. Super Mono e Gold e la maschera, anche questa per capelli, dopo sole riparatrice intensa. C'era anche lo scrub, però avevo già preso tante cose, quindi non ho preso anche lo scrub. Fanno un odore di monoi che è un qualcosa di superlativo, assolutamente superlativo. Sono uno sconto del 15%. Bio Boutique La Rosa Canina, vi lascio anche il link di Bio Boutique La Rosa Canina, mette sempre tanti sconti e questi sono al 15%. È da 200 ml e lo shampoo è da 200 ml. Ovviamente sono prodotti totalmente bio, perché sia sul sito di Bio Boutique La Rosa Canina che Bioalchemilla troviamo prodotti totalmente bio. Poi adoro Tafi, vi parlo spesso di questo brand e quindi non vedo l'ora di provare shampoo e maschera per capelli. Poi ho preso un'acqua micellare di Alchemilla,
che io adoro, è una delle mie acque micellari preferite. Avevo finito praticamente quasi tutte le acque micellari, ho voluto riprendere questa perché credo che abbia un ottimo, ottimo rapporto qualità-prezzo, è da 500 ml e costa più o meno, l'ho pagata in sconto sugli 8 euro, quindi veramente è un'acqua micellare che compro, ricompro e stracompro. Magari ogni tanto cambio perché prendo anche delle altre acque micellari, però se mi trovo a fare un ordine e la vedo in sconto, la compro sempre. Poi ho preso un bronzer di Puro Bio nella colorazione 03. E ho preso due bronzer di Neve Cosmetics. Uno è cioccolato e uno è un blush, mi sembra. No, questo è un blush Passion Fruit. Uno è una terra e uno è un blush. Allora, ragazze, sto componendo io con i vari bronzer, illuminanti e blush che ho una palette perché ne ho già altri che avevo precedentemente. Vi va se vi faccio un video dove vi faccio vedere come ho composto la mia palette di blush, illuminanti e terre? Ditemi se vi interessa, così ve lo faccio e vi mostro, anche perché la palette è piccola, quindi magari vi mostro le varie terre, i vari illuminanti, i vari blush, ve li swatcho e ve li faccio vedere. Se vi interessa, io vi faccio insomma questo video perché ho preso varie cose di vari brand e ho creato questa palette di terre, illuminanti e blush. Poi è finito, insomma, mi hanno mandato dei campioncini. I campioncini che mi hanno mandato sono lo scrub corpo, ecco, che volevo assolutamente provare, prolungatore di abbronzatura di Taffy, felicissima, così lo proverò. Poi uno shampoo per capelli grassi di Mater Natura. E una BB cream numero 03 di Puro Bio, che adoro, e un Siepho Liquid Crema a Giorno di Domus Olea Toscana. E nulla, queste erano tutte le cosine che ho preso. Ditemi se avete già voi provato, avete già provato qualcosa, se insomma volete prendere qualcosa. Come vi dicevo, io vi lascio tutti i link giù nell'info box. Date un'occhiata a questi due siti perché hanno sempre cose scontate. Io spero che questo mio video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, spolliciate in su, condividete i miei video, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram. Io vi saluto, vi ringrazio, vi mando un grosso bacio. Ciao!